Eravamo a Pan Desert per cercare di ambientarci un po' alla temperatura del deserto e praticamente il primo giorno che sono uscito ho avuto un incidente abbastanza serio dal punto di vista sportivo. Ho rotto 11 costole con pneumotorace e tutto quello che può conseguire in queste questioni, quindi assolutamente sono stato obbligato a un mese di sosta, obbligato. Quindi. Prima si inizia a riprendere confidenza con la bicicletta e poi si inizia a fare un po' di giri in bicicletta, sino a quando non si iniziano a fare poi lavori specifici, aumentando il carico piano piano. Diciamo che oggi, dopo circa 2 mesi, direi, di lavori specifici, mi sento più o meno nella stessa situazione che ero prima, a livello agonistico. Ok, ragazzi. È sconosciuta ancora la risposta di come risponderà il mio corpo a livello dell'ultracycling. Uno che lavora tanto, come lavoro io normalmente, in più deve allenarsi tanto, deve trovare delle motivazioni per farlo. Uno non si allena 30.000 km all'anno o 1.200 ore all'anno se non hai qualcosa in mente di serio da fare. Bien, on est là. C'est 5h45. On est prêt à partir. Et on espère seulement que les vents, ça va être bien. Ok, ti puoi aiutare qui a destra. Valerio ha ricominciato ad allenarsi. Un conto però è pedalare, altra cosa è l'agonismo. Zamboni decide di lanciarsi in una sfida alla riscoperta dell'ultracycler che è in lui. Il record Monte Carlo Andorra, un vero banco di prova per misurare corpo e mente. Giriamo tra 50 metri a destra. Questo è troppo! Ma guarda che colpo! Automobilisti spericolati o distratti sono al primo posto delle cause di incidenti. Chi pratica questo sport lo sa bene. Questi record per mantenermi allenato o per cercare di, se si può dire, rinfrescare un po' la mente e il corpo ad abituarsi a stare in sella per tante ore. Andorra è stata scelta in maniera particolare per due ragioni: perché atleticamente è una distanza che mi si confà, perché siamo a circa attorno a 640 km. E oltre onerosa sotto l'aspetto fisico, perché vi sono due salite finali, una a 1500 metri, che poi si scende a 700 metri per risalire a 2400 metri e quindi poi ridiscendere verso Andorra, che fatte alla fine saranno sicuramente impegnative da fare. Il fatto di metterle dopo 570 km, 580, quindi dopo diciamo 20 22 ore, 20, 22 ore, 23 ore, quelle che saranno in bicicletta saranno sicuramente molto impegnative. Direi che sono mesi, forse un anno che non le faccio a causa dell'incidente e tutto quello che è successo, quindi con i problemi legati alla rarefazione dell'ossigeno, eccetera. Sarà interessante vedere come reagirà il mio corpo. L'aggrappamento di Cervinia c'è stata.
ragazzi, oggi diventa un massacro. Oggi è veramente un massacro. Cazzo, non si aver mai preso un freddo così. Perché succede che le temperature siano basse, ma non così, sono ore e ore e ore. Ma quante ore sono che abbiamo queste temperature qui a 0 gradi? Abbiamo fatto 570 km, sta per sorgere il sole, è stata una notte molto fredda, attualmente ci sono 0 gradi, ma siamo andati anche sotto zero poco fa, tutti i campi sono brinati qui attorno, Valerio ha sofferto molto freddo, ma è stato veramente un gladiatore, ha voluto continuare ad andare avanti, siamo in questo punto del percorso, la strada adesso spiana un pochino, riprenderà a salire fino ai 1500. Poi discesa e ultima salita finale. Contiamo di arrivare entro mezzogiorno di quest'oggi. -15 fanno 75. Sì. 75 più 30 li togliamo in discesa, cioè li togliamo, 75 meno 30, 45. La discesa di quella salita qui ancora sarà altre 7, 8, 10, 10. 35. 35, 10. Quindi vuol dire che ci sono rimasti 10 km ancora di salita e 20, 25 della seconda salita, che sono le parti migliori, perché poi, cioè, perché tu, il resto fa un freddo come si va. Qui cerchiamo di fare una roba così, stiamo fuori 10 minuti e pazienza, cambia tutto quello che volevamo fare. Ormai non è più un problema di, cioè bisogna sopravvivere al freddo fino a quando non vediamo un po' di sole. Nelle ultra cycling non basta una buona prestazione per considerarsi recuperati, bisogna attestare la resistenza fisica e mentale. Valerio conosce questa dura legge, sente il richiamo del suo mondo. Ultra cycler lo si diventa, nel mio caso, perché si è alla ricerca di qualcosa di diverso ed è una cosa che ti entra un po' nel sangue, dopo ti innamori ed è difficile lasciarla. Everybody thinks this is about the bike, but it's really about the coffee, the hot tea, and the camaraderie. We have an import from Italy. This is extra virgin bike rider, Valerio Zamboni. All right, we got 2 minutes to go, gentlemen, 2 minutes. Right. Sono le 6.33, le 6.35, iniziamo ad andare in bici. Ready. E ci sarà un gruppo di 70-80 persone che arriveranno da un pochettino più a nord da noi, che ci raggiungeranno e ci uniremo a loro per fare un giro di chilometri. Valerio, dopo lo stop forzato dovuto all'incidente, può finalmente vivere di nuovo il suo sogno. Un sogno fatto di fatica e sacrificio, ma anche di condivisione della propria passione con amici, malati come lui, di ultracycling. Questo succede 4 volte alla settimana. Considerando da dove partiamo, saranno un'ora di corsa praticamente. È facile trovarsi in 100-150 persone tutte le mattine, perché tutta gente che alle 9, 8 e mezza, 9 sono già a lavorare. È una corsa formativa, perché si impara a effettuare cambi di ritmo. Il vento inoltre è molto educativo. Ci sono io come italiano, un unico rappresentante.
very competitive rides. I go very fast on Wednesdays and Fridays, Saturdays and Sundays. So Key Biscayne here, everybody's, the majority of the people that come to the rides are Latin. So Latin America, Dominican Republic, Cubans, Venezuelans, Mexicans, Argentinians, and a lot of them are ex-professional cyclists or related to professional cyclists in Latin America. So it's like a family. Everybody knows everybody. I'm Jack Ruiz, owner of the Miami Beach Bicycle Center, and I've owned the bicycle store in South Beach for the last 39 years. Yes, I try to hang out with the young guys, my friend Valerio. We'll need to have something reflective on the seat stay. Oh, also there? Yes, sir. Zamboni ancora una volta trova le forze necessarie per alimentare il sogno della Ram. Trova le risposte che cerca nella forza della mente. Il fisico e l'età non sono un limite. C'è un momento dove fisicamente non c'è più niente da fare, non riesci a esprimere un watt in più di quello che fai. La mente a volte ti aiuta a supplire questa mancanza ed è straordinario come questo possa succedere. Yes, correct. One's for the County of San Diego. There are 12 and 24-hour races that run all year round, and what we wanted to do was have that kind of lead up to a big final event for the year so racers could come out and hopefully draw the best racers around the world to come in and showcase their skills at a kind of the final grand event of the year. So what we have is an 18-mile loop, and the racers will ride around that loop for 22 and a half hours, and then at that point they shift to a shorter loop so that they can get more mileage in without being cut off, and that loop is about 4.8 miles. And that allows them to get as many miles as they can because we only count complete laps. You can't go out necessarily and ride as hard as you can for those first few laps. You want to save some energy for the tail end of it. So like any endurance race, pacing, eat well, drink well, and you'll do great on this course. It is a very fast course. È una gara che per noi, per coloro che hanno fatto la RAM, ha un suo romanticismo. E ce l'ha in particolare perché Borrigo, per chi fa la RAM, è l'inizio del deserto. How can people do this and why do they? This type of racing compared to normal road racing or something like that, it's a lot more emotions involved. There are a lot of hows. The whys are a much more complicated. A lot of people are out there because they want to learn something about themselves and when they're pushed to the limit. Folks are out there because their minds are too loud and this is the only way they know how to quiet their minds. But it's good. I mean, if you're going to get old, you might as well get old and be in shape, so whatever. You never know what kind of effects different things are going to have. Big temperature difference in this race from the night 39 degrees Fahrenheit to 80s. You know, here you can go out all you want in the beginning and
until the last 6 hours, really, is when things fatigue and everything unfolds. I think this year's race was the most competitive ultra field I've ever witnessed in one race. There were just so many guys going head to head. And that's where a race like this needs to happen, is on a circuit course right here, where they can all be right together and everybody can watch it, the spectators can watch it. And I just think it's very exciting to have so many guys in all age groups that are so competitive, and to be able to see it play out on a circuit course. This is where it needs to happen. It's a flat, so that it's an even playing field, and it's really good. It's really good. Valeria, perché ha avuto un problema al cardiofrequenzimetro, non misurava bene, allora faremo una sostituzione al volo il più veloce possibile per perdere meno tempo. E già ci siamo, per aspettare la sosta, per vestirlo un po', perché la notte sta iniziando a farsi veramente fresca. È durata 24 ore, abbiamo usato tutte le 24 ore, questo siamo stati fortunati, abbiamo girato veloce gli ultimi giri e siamo usciti a non buttare via del tempo. Le prime 12 ore sono state misere dal punto di vista agonistico. A Borigo è successa una cosa nuova, ancora che io non avevo mai, in sei anni che faccio questo tipo di sport, non avevo mai provato. Sono partito molto veloce, nei primi eravamo poche persone, tre o quattro forse nei primi tre giri, che abbiamo tenuto questo ritmo altissimo. Improvvisamente è come se mi si fosse spenta completamente la luce, cosa che può succedere, capisco, dopo 16-18 ore, ma dopo praticamente 5 ore, perché se non ero un giro di un'ora e un quarto, un'ora e venti, quindi era il terzo giro, dopo 4-5 ore questo non può succedere uno che fa lo sport che faccio io. Valerio ha ritrovato la forma fisica, inoltre servono ancora dei risultati, che nello sport sono il giudice ultimo delle prestazioni di un atleta. Sebring è un crocevia fondamentale della stagione di Zamboni. I've been the race director for Bike Sebring for 17 years now, and we've been a RAM qualifier for since 2002. We probably have about 170 people, 180. We get abroad, it's a full, much as the 12 hours of Sebring, the race car event,
it's international. Last year's Borrego Springs, that's the World Championships in November, I knew I was prepared very well. The thing is, I had a similar plan, as I told you, for tomorrow, so I wanted to start easy, but there were other guys who didn't share the same the same tactics, so I'm pretty competitive by nature, so I didn't want to let them go too far. People come down here and they think it's easy, and they find out that, you know, we may not have big hills, but we have a lot of wind, and the wind tears them up. But I don't want to burden myself with too much expectation. 3, 2, 1, go! Adesso siamo vicini al giro di boa. Keep going. Abbiamo dato la quindicesima borraccia. Sta ingerendo energie anche dai liquidi, con carboidrati e maltodestrine. Siamo ottimisti per la notte che verrà. Sta iniziando a far freddo, fame, cose, c'è un po' di tutto. Adesso lo so, bisogna che passi. L'obiettivo delle 400 miglia è sempre vivo. Siamo vicini alla meta, ma c'è ancora da spingere un po' per raggiungere le 400 miglia. Siamo a 3,40 adesso. She's doing fine, 264, that's her personal best. So she's on par for doing 300 easily. Nice job. Yeah, you didn't waste any time out there. I did. Yeah, you did it right down to the wire. Bravo, Marco. Congratulations. Thanks. See you later. Quando fai un pneumotorace, quando hai una cosa così violenta, tu sai che il confine tra che succede niente o tutto non c'è. E lui mette, prima di marzo è impossibile. E poi invece si è assorbito bene il liquido, si è assorbito bene. Avevo dei dati terribili, ma in 20 giorni sono sempre. Ultra cycling amazes me how people can go out and ride the ram. To me, it's just amazing that someone can go ride continuously across the country and, you know, do the kind of mileage they do in 8 days. You know, it's unbelievable, go all the way across the United States. I have 4 months to go, so I'm pretty confident I can prepare myself the way I want to. Gli allenamenti sono tipo quelli che fanno i ciclisti normali, che si fanno normalmente durante la settimana, con la differenza che chi fa questo sport una volta al mese o due volte al mese fa un allenamento un po' più lungo del normale, magari 8, 10 ore, 12 ore, una cosa così. The only thing you can do, just do your best and then you see how the others are doing. Quando alle 3 della mattina, alle 4, a febbraio, a marzo, mi devo mettere uno zainetto e andare su per il Col di Tenda con dei camion che ti passano vicino e che non so, per andare a fare esercizi, non per andare a fare una pedalata, che è anche bello, voglio dire, forse, ma per andare a fare esercizi, che vuol dire andare avanti e indietro per 1,5 km per 6 ore e poi tornare a casa, essere a casa per le 9 o le 10, per poi cercare di rientrare nel tuo ritmo di vita normale del lavoro, se non hai qualcosa in mente di terribilmente importante, non lo fai.
incognite e interrogativi, Zamboni è di nuovo sulla starting line di Oceanside. Back to the race. Tutto quello che ho fatto era andato abbastanza moderatamente bene, diciamo. Però, sai, sono tutte cose che si sviluppano in un giorno e mezzo. Qui stiamo entrando in un territorio, questo qui, che puoi averla fatta 50 volte. Non ci sono... come fai a fare queste prove qui? Cioè, non esistono. Prepared to be visible to others and to advertise the event. Nighttime is a whole different experience. The cars have to follow the bike rider all the time, between 7 at night and 9 in the morning. The most important thing is to keep your rider safe. Have fun. My pleasure. La vigilia è andata bene, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, Valerio è tranquillo, sta per partire ora già vestito con abbigliamento da caldo estremo. On your mark, get set, go! È arrivato qui con 2:24 ore e una gara da 800 km in preparazione, fatta da inizio anno finora, quindi è un po' più fresco degli altri anni e forse potrebbe essere la soluzione giusta. Non c'è allenamento per questa gara, nel senso che uno fa il possibile, poi tante cose sono affidate un po' alla sorte, per i credenti a Dio o a delle forze che sono un po' esterne alla nostra pura volontà. Ciao ragazzi, bocca al lupo di tutti. Non riesco bene a capire se è incoscienza pura o il fatto comunque che è la sesta volta che la fai e quindi le cose le vedi un po' diverse. Le cose stanno filando molto bene. Tu mi hai rotto il cazzo con quella macchina fotografica. Ok, thank you. Good turn, Valerio. Have a real good day. Please welcome now from Monaco, racer number 399, one of the most experienced athletes out here today, Valerio Zamboni. Era forse per il lavoro che facevo prima, che facevo il pilota di aeroplano, non so che cosa, ma insomma, quando do la prima pedalata e penso che devo arrivare dall'altra parte dell'oceano, non è che dico, ah, cioè, dico, va bene, è iniziata. E adesso ogni giorno, ogni ora è da gestire secondo quello che capita, ma non mi spaventa la distanza in se stessa. Le 30 fermo, dormi un'ora. Un'ora e 10. Un'ora e 10, dai. Un quarto di 10. C'è mezz'ora per mettermi. E abbiamo già perso 8 minuti. Avevamo qualche ambizione, finire le 24 ore con un numero che fosse il più vicino possibile a 4, a 400 miglia. Di solito nelle 24 ore ho fatto anni addirittura da 325 miglia. Quest'anno abbiamo avuto una situazione favorevole. Temperature più miti per quanto riguarda il deserto, in più un prepotente vento in coda per praticamente 200 miglia forse, una cosa di questo genere. Congress, sono ancora le 2 del pomeriggio locali,
quindi inizieremo adesso la salita di 7 miglia e ci porterà a scavalcare il monte qui vicino ad assaggiare le prime salite vere. Nelle prime 24 ore Valerio ha fatto 388 miglia, che è un dato stupefacente, anche solo in una 24 ore sarebbe un dato strapositivo. Qui siamo in una RAM, primo giorno, quindi per ora non possiamo che essere più che soddisfatti. Ho fatto un primo giorno bellissimo, che è andato bene, per fare poi un secondo giorno che mi ha completamente distrutto e mi ha mandato in crisi tutto l'allenamento. La sera prima, attorno alle 8-9, dove non sono riuscito ad adattarmi all'altura probabilmente, e sono i primi giorni che si passano in quota sopra i 2000 metri con due o tre salite importanti. Le soste. No, non stiamo facendo una cosa nata per le biciclette. È partito bene. È sulla salita, appena fatto il sonno giù di un'ora è ritornato in bici, ha iniziato ad avere i blocchi di sonno e due ore che lottiamo, solo che stavolta non passa. Il caffè è già dato, tutto quel che c'era da fare, vale. Abbiamo fatto. Mi sembra strano che non riesca subito dopo il riposo a... No, là è riuscito, ma ormai sono i 10 minuti che non pagano più. Ormai siamo 40 ore in bici, ha dormito pochissimo e i 10 minuti non parla più. Adesso vediamo in qualche modo di capire lui quali sono le sue reazioni dopo il riposo. Non hai risposte. Non ricordo neanche quanto è durata questa crisi. So che non ne venivo fuori. Non ne venivo fuori, non riuscivo ad andare avanti, avevo sticky tires, come se avessi avuto la colla sulla ruota e non andavano avanti. Ho iniziato a lottare contro il percorso. È ripartito, si è svegliato una volta da solo, poi ha rifatto un altro 10 minuti, si è svegliato in anticipo di 8 minuti e adesso siamo ripartiti. Quindi questo falso piano, che questa roba nuova, che continuava a salire pian piano, poi per un po' questi, quando c'è un che non è ben definito quello che stai facendo, che né si sale né si scende, questo vento contro in continuazione, e mi ha fatto fare un secondo giorno che abbiamo rischiato di mandarti a casa il secondo giorno, perché iniziare veramente a fare la corsa. Quando diranno fai la parte che ho di più, è toccante. Non sono assolutamente riuscito a carburare. Ho fatto 20 ore in maniera misera, veramente misera. Qui non ci si allena per questa cosa, è difficile. Ognuno ti dice la sua, poi da solo inizia a pensarci e
e pian piano inizia a capire. Vai. There's no kind of rest from the heat, and then you come up into Colorado. You've got the mountains, the Wolf Creek Pass, which is I think it's like 10,800 feet at the summit of Wolf Creek Pass. Se non mi chiedo un cazzo, non mi rompete i coglioni. Sono qui che non riesco però. Non vai, non del cazzo. Solo fa la buona notizia che abbiamo assorbito. Abbiamo assorbito le 60 miglia, che era il problema tosto da risolvere. Beh, in generale bisognava assorbirle mantenendo anche un po' di... Ma... Se una giornata storta ci dovevamo giocare, l'abbiamo giocata oggi. Valerio sta tenendo duro, sta andando bene, siamo sui tempi del 2014 e quindi dovremmo... Non possiamo giocare da qui alla fine, non c'è da scherzare, bisogna tenere duro e non mollare neanche un minuto in tutte le soste che facciamo. Bisogna giocare piano, cioè, ed eventualmente dare delle accelerate, ma trovo che ci sia molto di questo gioco nella rame. Per esempio oggi non si dorme sull'RV, dormo solo sulla macchina, così tempi persi, vedrai, cavolo, se non... Ci troviamo minimo un'ora e mezza. Via veloce, via veloce, ok, così, via. E si può andare avanti tutto il giorno, si può andare avanti. Da delirio, ma si può andare avanti. Bisogna iniziare a gestire la macchina, ancora che sia. Quindi se dai 3 sgasate, butti via tutto. Dover andare a dormire quei 20 minuti che vorresti è uno sforzo strategico sovrumano. Una gara individuale, perché la performance comunque è una performance che deve essere basata unicamente su di te, cioè 10 persone, 10 magnifici atleti, coach mental, ciclisti che tu hai con te non possono fare niente per te se non darti un consiglio, quindi il tutto viene affidato poi alle tue gambe e al tuo cervello, come questo. Resti inteso che hai bisogno assolutamente di queste persone. E che quindi più alta è la qualità che tu hai di queste persone, più alto è l'aiuto che tu ne trai. Spy car. Avanti da spy car. Ho bisogno di una cintura cardio, grazie, veloci. Arriviamo subito. Daniele, prepara il cardiofrequenzimetro che lo veniamo a recuperare. Il giusto mix tra le persone giovani e inesperte e le persone esperte, ma non necessariamente esperte di RAM, ma esperte di vita, cioè degli uomini. Meglio tutto lì, eh? Tortolino? Sì o no? No. It's fucking pasta, no? Tortolini. In Wales I prefer steak. Il nostro Valerio sta andando bene, è molto motivato. Consuma più ghiaccio che benzina. Sì. Purtroppo al mio fianco abbiamo il nostro meccanico di fiducia
che il buon Antonio, diciamo che ha una tendenza, diciamo, a rimanere molto rilassato nella funzione di navigatore, quindi non è molto collaborativo alle volte. Alle volte invece è preziosissimo, anche perché poi si trova a essere si trova a dover fare qualche intervento così inaspettato. Spy car. Valerio ha curato, bisogno immediatamente la ruota posteriore. Ok, dateci la posizione, arriviamo subito. No, adesso iniziare, biscotti scozzesi e acqua frizzante. Alla RAM bisogna essere veloci. Ciao mamma, ciao! Saluta a casa! E io pago! Mi dai un po' di frutta secca? Sì, va bene. Cola. Fatti vedere la tua cola. Ok, cosa? I think this closest shop, aren't we? Okay, yeah, we've got to go to the next time station. Ogni tanto il nostro QC dalla Follower ci manda una lista di prodotti che ci servono. E poi ci vuole molto sangue freddo, perché sono, come si fa? Noi abbiamo avuto tre persone che chiuse in una scatola nella spy car, tra le quali anche te. Una scatola di sardine per 12 giorni. E ci sono delle persone che sono con me veramente da anni e ogni anno ci si conosce sempre di più di quello, di come vogliamo le cose. Se tu pensi a Alessandro Colò, ha iniziato con me a lavorare che aveva 20 anni, un bambino. Cioè adesso è un uomo d'affari, affermato, un ingegnere. Hai camera, vogliamo qua, puoi andare. Ok. Ricevuto, ci sganciamo. È un uomo, non è più la stessa persona che avevo prima, hai capito? La RAM è un mondo che si sposta su 2 e 4 ruote, un gruppo di oltre 500 persone, eterogeneo per razze e lingue, accomunate da un unico obiettivo: percorrere il più velocemente possibile i 5.000 km che servono ad arrivare dall'altra parte degli Stati Uniti. Perché questo avvenga, ogni crew deve funzionare come un orologio. Solo una volta arrivati ad Annapolis si saprà se il meccanismo ha funzionato. Non so che cosa stanno combinando questi con queste riprese, filmano tutto, cazzo. È stato un Colorado come al solito da naso, con le sue salite a 3200-3300, tra le quali viene una, l'ultima, esposta al vento in una maniera crudele. Onestamente dovremmo aver lasciato questo supplizio per entrare in uno nuovo. Okay.
per centinaia di chilometri e mi chiedevo, ma se un poeta nostro, Leopardi, che ne so, un poeta, nasceva qui, ma di cosa scriveva? Che non c'è niente da scrivere. Insomma, non la trovo una terra per poeti. Questa è un po' la mia idea. Però lo è per i ciclisti. E visto che siamo qui per quello. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friend. And I can't wait to get on the road again. Allora, ci troviamo diciamo in metà ram in direzione verso il Missouri. Proseguendo miglio dopo miglio, Valerio ha raggiunto l'importante traguardo di metà gara. Miglia e time station vanno in archivio, ma il cronometro non fa sconti. Abbiamo fatto anche te, abbiamo fatto anche te. Se io sono a questo passo di 10.6, sì. Sul termine di paragone stiamo perdendo. Sarà così. La gara non ammette distrazioni, ma le rare pause sono l'occasione anche per stemperare la tensione. Scherzare aiuta ad alleggerire la pressione e a tenere alto l'umore della crew. Allora, cosa fa la gente per andare in televisione? Stanotte mi è venuto un attacco di catarro, che i polmoni che stavano malissimo, cioè del medico non c'era traccia, non si poteva svegliare perché era il suo turno. Cioè, adesso, che è un lavoro sommato che, come dire, il fatto che sia medico sì, dà una mano, ma insomma la crema solare la danno anche altri, insomma. Niente, mi si è buttato addosso, hai visto un serpente per chi vuole andare in televisione. Anche se Valerio ha ripreso a pedalare con regolarità, il problema del sonno inizia a farsi sentire con preoccupante puntualità. Dopo ogni notte, l'alba rappresenta il climax della sofferenza, il momento nel quale il confine tra una pausa e il ritiro diventa pericolosamente sottile. La sfida, che si ripete ogni mattina per 12 giorni, è quella di ripartire ancora una volta. Le ore più brutte sono verso dalle 3 di mattina, le 3 e le 4 fino verso le 6, 7 di mattina. Le ore che precedono l'albeggiare sono le ore sono terribili per tutti quanti quelli che fanno questo sport, in particolare quando c'è l'accumulo della fatica. Sono ore difficili da gestire. Stai ritornando sotto, Sta proprio cambiando. Dopo un momento gli occhi sono chiusi, non c'è di più. Andiamo, Vale. Valerio, ok. Un pochettino, okay. Caffè. Io penso che ci si alleni, ma non si impara. Almeno questo è il mio caso. Lui ha avuto sempre, diciamo, fin dall'inizio una buona risposta dal punto di vista muscolare. Corrisponde alle sensazioni che hai, Valerio? Per niente. È il sonno la grande bestia da dominare. Il corpo segue abbastanza, non dico facilmente, perché insomma non vorrei neanche esagerare questa cosa. Però è la cosa meno complessa da gestire, la parte atletica. È un bel sonno. Non sai più cosa fare, non sai a che santi portarsi, qualsiasi scusa fai non funziona. Andiamo ad un certo passo, si può uscire in un giorno, invece che quasi due. Alcune e mezzo. Fatto come primo anno. In 30 ore possiamo andare fuori da questo, da questo cimitero degli elefanti, invece noi in 43.
88 miglia di autostrada facciamo? Good morning Vietnam. All'ennesimo colpo di sonno, Valerio cade. Per fortuna però non ci sono conseguenze gravi. Cioè non è inutile proseguire ancora con uno suicidio così andando oltre. Le ore centrali del giorno con temperature attorno ai 38-40 gradi, umidità al 90%, hanno stancato forse eccessivamente il nostro corridore che ora l'abbiamo dovuto fermare per una sosta di almeno un'ora minimo. Nonostante le difficoltà incontrate, Valerio ha ancora margine sul tempo limite per il cut-off e decide per un riposo extra. L'età, che nella vita e nello sport è troppo spesso sinonimo di limite, è anche indice di un'esperienza che alla RAM si rivela fondamentale. Nei riferimenti rispetto a 2 anni fa, 2014, l'ultimo anno in cui ha fatto la RAM, siamo attualmente 3 ore in vantaggio, quindi abbiamo buone possibilità di arrivare entro il tempo limite, che per noi è lunedì alle 16.36. Questa è la nostra sesta partecipazione, Valerio ormai ha una certa esperienza. Perché è vero, perdi qualcosa in velocità, però guadagni in resistenza. Se pensi bene, non ci sono tante persone giovani, giovanissime, che vanno bene l'ultracycling. Il vantaggio di farla a un'età più avanzata è quello di avere molta più esperienza. E gli anni ci si abitua sempre di più a avere delle manifestazioni che vadano verso l'endurance. Se quest'anno la gara è stata un po' più dura del previsto, oltre che per il meteo, per un caldo afosissimo in Indiana come non si era mai visto, per un discorso di distanza. Come in ogni avventura degna di questo nome, l'imprevisto fa parte del gioco. Anche questa volta la crew di Valerio deve confrontarsi con modifiche e decisioni della Race Direction che impongono una totale revisione delle tabelle chilometriche giornaliere. Adattarsi è necessario. Arrivati qua, adesso ti faccio la media se vuoi. Sì, sono stati dei cambiamenti sul percorso, si sono aggiunti tre cambiamenti di percorso che hanno portato in totale le miglia da percorrere a 81. 81 considerando le 63 miglia che ci sono in più rispetto alla RAM classica degli anni scorsi. Quindi abbiamo una decina d'ore in più da gestire in tempi già stretti, perché non sono stati cambiati praticamente i tempi dei cut-off e non è stato cambiato il tempo limite per essere official all'arrivo della RAM. Per poter guadagnare qualcosa e limare sui tempi, come succede sempre alla RAM, bisogna andare a raschiare un po' il fondo del barile. Noi siamo andati avanti in questa gara, abbiamo fatto 7 giorni lavorando su 0,2-0,3 di decimali, quindi un'operazione importante. Hai dormito in bici e sei rimasto in piedi dalla velocità che avevi? E perché non eri appoggiato? Perché non eri appoggiato così, ma eri appoggiato così? Perché se eri appoggiato così come le altre volte andavi per terra, come è già successo. Sì, però a 70, cioè. E sei in discesa, Valerio, sei rimasto in piedi per la velocità. No, basta. Cioè, scusate, si dorme. Che, datemi un orario, che ore sono adesso, per favore? Allora, mi dai il mio orario? 7:20 ora di gara.
Allora, dove siamo qui? E siamo arrivando giù in città. Sì. Quindi fatti quello che fatti bene. Sì. Come ti sembra? Come hai messo lui, secondo te? Mi ha messo malissimo, gli manca... Stiamo combattendo da giorni la leadership di categoria. Allora, comunichiamo il tempo di distacco di Valerio dal 417. Il tempo è di 6 secondi. Aspettiamo le vostre indicazioni. Non è stato neanche naturale, perché è stato più che altro le aspettative createsi a casa che andavano in quel senso e hanno prospettato questa diciamo, maniera bonaria, guerra comunque tra due persone che erano molto vicine come risultati, eccetera. Io onestamente non ci avevo neanche guardato, anche perché non è che guardo tanto volentieri ai risultati di categoria nelle gare che faccio, anzi non le guardo per niente. La RAM è un discorso un po' diverso. Adesso sta per iniziare il turno di notte, quindi dobbiamo metterci il giubbottino e ci rimettiamo a spiare il nostro concorrente. Abbiamo fatto una specie di spola avanti e indietro nella strada per vedere i tempi che aveva uno e l'altro. Sono arrivati tutti e due alle 6:15 alla time station. Il stacco c'è più o meno sui 7 miglia. Se pensiamo a una gara di 3.000 e 60 miglia, allora è veramente pochissimo. Sì. Io tutte le volte che faccio il controllo, cioè lui pedala sempre due punti meno di te. L'unica cosa certa è che ogni qualvolta ho fatto un piano che non sono riuscito mai a mantenerlo, ma neanche nei 10 minuti dopo. Perché tanto ognuno fa i propri piani e poi le circostanze impongono mille cambiamenti. Comunque insomma tanto gioiamo, siamo arrivati in quello che viene considerato il cut-off per eccellenza, che è il Mississippi River. Certo che da qui in poi, quando uno non c'è più un piccolo problema, ci viene fuori un problema di ritiri. I migliori sono ritirati, ginocchio, testa, corpo. Quando sei qui il problema è arrivato talmente a un punto tale che è ingestibile. Siamo partiti in 45 persone o 46, siamo arrivati circa i DNF sono stati leggermente maggiori rispetto al 50%. Veramente paura sta cosa qui, sembra sempre che sia fatta, io non ho mai fatto niente fino all'ultimo secondo. La RAM è la cosa più seria in assoluto che ci sia.
fino all'ultima time station. Fino all'ultimo miglio Valerio deve lottare, perché una semplice distrazione o un minuto di scoramento potrebbero compromettere definitivamente il risultato della gara. Sono questi i momenti in cui non si può ancora vincere, ma si può perdere la RAM. Tenacemente Zamboni tiene duro. Nella categoria invece 50-59 c'è sempre primo Deoni e Badger. Viaggia con una media di 10.81 lui. È l'ultima prova che c'è nel mondo dell'ultracycling. Però questa secondo me assomiglia un po' tipo al Tour de France, che magari c'è la Vuelta che c'ha più salite, il Giro d'Italia che c'ha altro. Però insomma il glamour che c'ha il Tour de France è unico, e questo è unico perché è 30 anni che fanno questa roba qui. Beh ragazzi, comunque in anticipo. Però un finale forte come gli altri anni, io penso che 2 ore l'abbiamo guadagnato. Va bene. Andiamo. Valerio riesce infine a tagliare il traguardo della gara più dura al mondo e a tagliarlo da vincitore di categoria. Un successo che ripaga dalle grandi fatiche sostenute, ma che non sazia la fame di vittoria del campione. Quando parto, io penso che i miei piani non siano diversi da quelli di Strasser, o siano diversi da quelli di una qualsiasi altra persona. Resto inteso poiché, essendo uomo e non più un ragazzo, un bambino, man mano le cose vanno avanti, man mano mi adatto alle circostanze, quindi non mi pongo limiti, non me li pongo. E forse questo è necessario, perché se inizi a porti dei limiti e troppe domande o giochi a fare troppi ragionieri, questa cosa non funziona. Tutto può succedere.